Buonasera, benvenuti alle news di oggi, venerdì 26 giugno, e apriamo con la cronaca giudiziaria. Si è concluso con il patteggiamento della pena e la condanna a 2 anni e 4 mesi di reclusione il processo penale di primo grado nei confronti del ragazzo 21enne di Teggiano che la notte del 24 giugno dello scorso anno era alla guida dell'auto a bordo della quale persero la vita il 18enne Daniel Varuzza ed il 20enne Vincenzo D'Elia. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lago Negro ha infatti accettato il patteggiamento della pena concordato dall'avvocato difensore del giovane con il pubblico ministero. L'incidente nel quale furono coinvolte un'altra auto ed un ciclomotore avvenne poco dopo l'una della notte del 24 giugno del 2014, sulla strada provinciale 39 Teggiano Polla all'altezza della frazione di Prato Perillo nel comune di Teggiano. Stando a quanto emerso dalle indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Lago Negro, il 21enne alla guida della propria Chevrolet Aveo stava percorrendo la strada dove poi sarebbe avvenuto il tragico incidente ad una velocità di circa 120 km/h, quando invece in quel tratto il limite è di soli 50 km/h. L'avvocato del giovane che era alla guida dell'auto in cui erano a bordo Daniel e Vincenzo ha concordato con il pubblico ministero la pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione con la concessione del beneficio della sospensione condizionale. Nei confronti dell'imputato è stata anche disposta la pena accessoria della sospensione della patente di guida. Ancora cronaca giudiziaria. È durato poco più di mezz'ora l'udienza del processo contro Gianni Paciello, il 22enne che lo scorso 28 settembre travolse e uccise con la sua auto davanti al bar New Club 2000 di Sila di Sassano i fratelli Nicola e Giovanni Femminella e Daniele Luigi Paciello, quest'ultimo fratello di Gianni. L'imputato anche oggi non era presente in aula. Questa mattina davanti al giudice Salvatore Bloise hanno deposto i testimoni citati dalla difesa. La prossima udienza si terrà il 16 luglio, giorno in cui verranno ascoltati altri testimoni della difesa. Blitz dei carabinieri della stazione di Polla questa mattina nella sede della Ergon SPA, la società che fa capo all'ex consorzio di Bacino Salerno 3 che si occupa della raccolta e dello smaltimento del ciclo dei rifiuti in diversi comuni del sud della provincia di Salerno. I militari dell'Arma, in seguito ad una segnalazione pervenuta, hanno acquisito i registri delle presenze dei dipendenti e le registrazioni elettroniche effettuate dagli apparecchi utilizzati per registrare con il badge rilasciato a ciascun dipendente l'orario di ingresso al lavoro e quello di uscita. Al momento, stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni, sembra non ci sia alcuna denuncia nei confronti di uno o più dipendenti. Ora tutta la documentazione acquisita sarà oggetto di controlli incrociati che potrebbero essere effettuati, se necessario, anche utilizzando le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza per verificare, in caso di dubbi sulla effettiva presenza sul posto di lavoro di uno o più dipendenti. I controlli serviranno a verificare se qualcuno possa aver utilizzato più badge per far risultare la presenza di lavoratori che invece di essere al lavoro erano altrove. Ha lasciato perdere le proprie tracce da ieri mattina Carlo Montuori, 47enne di Policastro Bussentino. L'uomo a bordo della sua Fiat Panda bianca non si è recato al lavoro dicendo che aveva un appuntamento all'ospedale di Sapri, a cui ovviamente non si è presentato. La Panda è stata ritrovata vicino Palazzo De Curtis a Policastro, chiusa a chiave con all'interno i documenti, il telefono cellulare ed il portafogli. Al momento della scomparsa Carlo indossava dei jeans ed una t-shirt rossa a righe bianche. Le forze dell'ordine si sono immediatamente messe alla ricerca del 47enne, aiutati anche dalla moglie e dalla figlia di Carlo, che sono estremamente preoccupate per l'assenza del loro caro. Chi avesse visto Carlo Montuori può rivolgersi alle forze dell'ordine. Sarà un Natale luminoso anche quest'anno a Teggiano. La Regione Campania infatti ha ammesso a finanziamento per 150.000 euro il progetto Intorno al Presepe, itinerari tra luci e storia. Il servizio.
Sarà un Natale luminoso anche quest'anno a Teggiano. La Regione Campania infatti ha messo a finanziamento per 150.000 euro il progetto Intorno al Presepe, itinerari tra luci e storia, presentato dal Comune di Teggiano. L'iniziativa rientra nell'ambito dell'istanza progettuale Misura 1.9, che punta alla definizione di un programma di interventi connessi al recupero, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale della Regione Campania, anche ai fini dello sviluppo turistico. Il piano permetterà di replicare la rassegna Suggestioni di luce, un Natale mai visto, manifestazione che ha caratterizzato lo scorso periodo natalizio con luminarie, iniziative, eventi e mercatini. Il progetto prevede anche interventi di riqualificazione del seggio immobile di pregio di proprietà del comune. Si sta valutando inoltre la possibilità di allestire dei presepi privati o dar vita ad una vera e propria rievocazione storica del presepe. Siamo davvero soddisfatti del risultato ottenuto, sottolinea il vice sindaco teggianese Marianna Morello, che ha curato il progetto. Teggiano si conferma prezioso contenitore di arte, storia e cultura. Domani alle ore 9 presso l'isola ecologica del comune di Sala Consilina si terrà un'ispezione della piattaforma di stoccaggio della relativa strada di accesso, dei canali d'acqua adiacenti e dei sottopassi autostradali per verificare i presunti inquinamenti dovuti a sversamenti di liquidi, roghi di rifiuti e ai continui abbandoni di rifiuti pericolosi che affliggono la zona. Saranno presenti il consigliere di minoranza al comune di Sala Consilina Antonio Sant'Arsiere, a rappresentanza del gruppo Positivo che ha promosso l'iniziativa, l'assessore delegato all'ambiente Vincenzo Garofalo ed il responsabile del settore ecologia, il tenente Baratta. Si è tenuto ieri a Sala Consilina l'incontro pubblico, si scrive Santuario dell'Acqua Potabile, si legge Salvaguardia dell'Ambiente Naturale, organizzato dal Comitato Se Non Ora Quando Vallo di Diano, un convegno per dare il valore all'acqua come bene comune e per diffondere la cultura della protezione e della tutela. Il servizio è di Antonella Morena. Si è tenuto ieri pomeriggio a Sala Consilina presso l'Aula Magna delle scuole elementari un incontro pubblico per la salvaguardia dell'ambiente organizzato dall'associazione Se Non Ora Quando Vallo di Diano. L'incontro è stato presentato dalla presidente del comitato Se Non Ora Quando, l'avvocato Rossi Pepe. Sono intervenuti tra gli altri il professor Franco Ortolani dell'Università Federico II di Napoli, che ha esposto nel corso del convegno la proposta di istituire nel nostro territorio il santuario dell'acqua potabile dei Monti della Maddalena, con l'obiettivo di opporsi alle previste trivellazioni petrolifere, così come prevede lo Sblocca Italia, nonostante la volontà contraria delle comunità locali. Di seguito l'intervento di padre Alex Zanotelli, missionario comboniano, il quale ha sottolineato l'importanza del bene prezioso dell'acqua e soprattutto di smettere di estrarre dal sottosuolo fonti energetiche come il greggio e il carbone se si vuole veramente salvaguardare l'ambiente. Alla fine del convegno, vari gli interventi di amministratori del territorio e di rappresentanti di associazioni ambientaliste. E su questa iniziativa abbiamo ascoltato il presidente del comitato Se Non Ora Quando, Rosi Pepe, e padre Alex Zanotelli. Qual è la motivazione di questo incontro? È proprio quello di cercare di coordinare tutte le istituzioni ed praticamente fare in modo che assumano un impegno ben preciso, quello di costituire una riserva naturale dell'acqua potabile, ecco a cui vorremmo dare il nome di Santuario dell'Acqua Potabile. È un'idea che nasce dal professore Ortolani. Ho avuto parecchi incontri con il professore Ortolani e mi ha parlato di questo suo progetto che mi ha affascinato tantissimo e a questo punto ho ritenuto di doverlo presentare, ma soprattutto alle istituzioni, ai cittadini e alle istituzioni, affinché prendano l'impegno di istituire questa riserva naturale. Padre Alex Zanotelli, uno dei relatori di questo importante e interessante incontro pubblico sulla salvaguardia dell'ambiente. L'acqua quindi possibilità di vera salvaguardia dell'ambiente? Sì, siamo qui per lanciare un'idea che è anche nuova, cioè l'idea di dichiarare
questo bacino enorme d'acqua che c'è qui su questi monti, di dichiararlo santuario, che già la parola santuario, sacro, per dichiarare che cosa? Che l'acqua per tutto è sacra, tutta la vita su questo pianeta nasce dall'acqua, l'acqua è la fonte di tutta la vita, anche, ma nasciamo tutti dall'acqua, per cui è qualcosa di sacro, che adesso un governo, ma sono, è l'espressione di tanti passati governi ormai, da Berlusconi a Monti, a Letta, adesso a Renzi, vogliono portare avanti delle trivelazioni di questo territorio. È veramente un assurdo, prima di tutto perché vuol dire rovinare l'acqua. Stiamo vedendo adesso in Basilicata quello che sta avvenendo all'acqua della Basilicata, inquinamento. E secondo, è grave che si continui a parlare oggi di trivellare, perché se vogliamo salvarci dalla tragedia che ci attende, tragedia immensa quella che ci attende, che è quella della crisi ecologica, per cui il pianeta non sopporterà più la presenza di Homo sapiens, se vogliamo salvarci da questo dobbiamo già da adesso incominciare a dire che il petrolio e il carbone devono rimanere lì dove sono, se no non ci si salva. Domani alle ore 19.30 si terrà la cerimonia inaugurale del polo multiservizi del comune di San Pietro Altanagro. Il taglio del nastro avverrà alla presenza del sindaco Domenico Quaranta, del parroco Don Franco Maltempo, dell'amministrazione comunale, di tutta la cittadinanza nella sede del polo di Via Roma. Dopo la cerimonia seguirà un buffet a cui sono invitati a partecipare tutti coloro che vorranno condividere un momento di gioia per tutta la comunità sanpietrese. L'associazione musico-culturale Red Black organizza in questo fine settimana la prima edizione di Notti in Piazza. Avranno inizio infatti questa sera in Piazza Umberto I a Sala Consilina una serie di spettacoli che si avvicenderanno per intrattenere i ragazzi, le famiglie e tutti coloro che vorranno trascorrere nel centro del paese capofila del Vallo di Diano una 3 giorni all'insegna della musica e del divertimento. L'associazione ha voluto fortemente questo evento per riportare in piazza un movimento ormai in via di estinzione e per questo, oltre alla musica, gli stand enogastronomici, si è pensato anche ai bambini con attrazioni gonfiabili già da domenica mattina. Ma a proposito, abbiamo ascoltato il presidente dell'associazione Red Black, Tonino Masticano, ed il maestro pizzaiolo Dolo Delio. Venerdì avremo la serata con Radio Presenza Centrale, con spettacolo musicale, intrattenimento, Totino Melillo, che è un ragazzo di sala che tutti conosciamo. Abbiamo preferito, diciamo, puntare su gente locale per far comunque divertire il popolo salese. Sabato invece sarà una serata all'insegna sempre della musica locale con Dan Petrosino e con altri artisti. E poi domenica sarà una serata dedicata alla danza con la scuola di danza New Dance All Dance, che si esibirà e intrattenerà la gente. Ma ci sarà spazio anche per la domenica mattina? Sì, la domenica mattina abbiamo pensato di organizzare qualcosa per i bambini, stando aperto tutta la giornata. Dalle 10 in poi ci saranno dei giochi per i bambini organizzati da noi, più i gonfiabili saranno aperti tutta la giornata. E abbiamo pensato anche di stare aperti con gli stand, se qualcuno giustamente si vorrà rifocillare, noi abbiamo gli stand aperti per dare da mangiare alla gente. Presidente Tonino Marsicano, allora, per parlare di questo spirito che vi ha portato ad organizzare questa 3 giorni a Sala Consilina, da che cosa nasce? Nasce dalla voglia di stare insieme. Questo, noi abbiamo creato questa organizzazione rivolgendoci principalmente a fare gli ultras. Una brutta parola per alcune persone, però a noi. Quindi parliamo di sport. E poi a un certo punto. Sì, poi a un certo punto abbiamo pensato di fare anche qualcos'altro, perché campionati fermi, l'estate che ci porta a stare fuori, di organizzare qualcosa a Sala. A Sala, in pieno centro, ma sembra che questo non sia stato preso in buona considerazione da parte di qualcuno. Sì. Qualche negoziante si è lamentato che noi andavamo ad occupare i marciapiedi e tutte queste cose qua che creavamo problemi al traffico, però noi pensiamo che la gente che vuole venire in piazza venga anche a piedi
e magari creiamo come una vetrina per gente di fuori che non sa nemmeno che ci sono dei negozi a Sala in pieno centro. Una piazza che si ripopola oltre che alle grandi manifestazioni organizzate anche per questa organizzata dai Red Black. Sì, noi speriamo di avere molta gente in modo da darci la spinta per organizzare nuovi eventi anche nel corso di quest'estate. E passiamo ora ad occuparci di sport. Dopo oltre 7 mesi dalla gara di seconda categoria di calcio tra Padula Certosa e Sporting Sala, finita al centro dell'attenzione per le pesanti sanzioni rimediate da calciatori, tecnico e dirigenti dello Sporting Sala, ha finalmente trovato il suo epilogo, il servizio. In molti ormai non ci speravano più. Dopo oltre 7 mesi dalla gara di seconda categoria Certosa di Padula Sala Consilina, finita al centro dell'attenzione per le pesanti sanzioni rimediate dai calciatori, tecnico e dirigenti dello Sporting Sala Consilina, in seguito al referto del direttore di gara che finì per determinare pesanti squalifiche nei confronti del club del presidente Antonio Detta, ha finalmente trovato il suo epilogo. Un epilogo davvero beffardo per il sodalizio salese. Nel leggere il dispositivo della Corte d'Appello Territoriale si evince che le doglianze lamentate dallo Sporting in merito al referto dell'arbitro che parlava di un'aggressione ricevuta vengono smontate punto su punto dall'organo giudicante. Il direttore di gara infatti in 3 circostanze diverse ha fornito versioni significativamente discordanti sui fatti verificatisi e sulla loro dinamica. Si evidenzia come l'arbitro, in seguito alla visione della documentazione video fornita dai dirigenti salesi e dal verbale dei carabinieri presenti sul campo, non abbia subito nessuna traccia di aggressione, non è stato aggredito da nessuno, ma nonostante queste prove inconfutabili, la Procura federale, pur riconoscendo che non vi sia stato nessun atto violento nei confronti del direttore di gara, accoglie solo in parte il ricorso dello Sporting Sala Consilina. Infatti, oltre a confermare lo 0-3 a tavolino a favore del Certosa di Padula per comportamento irriguardoso e antisportivo dei calciatori salesi, ha deciso di ridurre la sanzione pecuniaria da 500 a 150 euro, disponendo altresì di ridurre a 4 giornate la squalifica a carico dei giocatori Alessandro Garofalo ed Antonio Giuliano, che in realtà ne hanno scontato 6, ma quel che è più grave è che la stessa sanzione di 4 turni di stop è stata comminata per Michele Tomasiello, il quale in prima battuta era stato fermato per 2 anni e di fatto ne ha scontato 1 per intero in attesa che arrivasse questa sentenza che lo scagionasse dalle accuse. Una sentenza che più tardiva non poteva essere, che a parere del direttore sportivo Antonio Melillo non rende giustizia appieno alle doglianze del club salese, oltre che dello stesso Tomasiello, il quale ha dovuto fermarsi per l'intero campionato. A questo punto sorge spontanea la domanda: chi risarcirà Tomasiello da questa ingiustizia? È impensabile, commenta Melillo, che la sentenza sia arrivata a giochi fatti. È davvero assurdo che sia potuto accadere. Per il resto lascio alla coscienza di tutti gli sportivi valutare questa vicenda, che non può che lasciarci perplessi. Se poi andiamo a leggere con attenzione la sentenza, si evince anche chiaramente che vi sarebbe stato l'errore tecnico del direttore di gara, il quale nel sospendere la gara non ha provveduto a chiuderla con il triplice fischio, ma al tempo stesso non si riconosce questo aspetto come elemento necessario per la ripetizione della stessa. Ma ovviamente questo punto avrebbe avuto senso se il provvedimento fosse arrivato dopo qualche settimana e non ora, quando le bocce sono abbondantemente ferme. Una sentenza davvero pilatesca, lo voglio ribadire con tutta la forza. Episodi come questi non fanno altro che allontanare la gente dal calcio. L'unica nota positiva venuta fuori da questa sentenza è il fatto che la nostra squadra ne esce pulita, a conferma del comportamento corretto che ha sempre caratterizzato il nostro team in tutta la stagione e non come si è cercato di raccontare, come violento e antisportivo. Ora non ci resta che valutare il da farsi per il futuro. Nei prossimi giorni, con il presidente Antonio Detta e con i suoi collaboratori più stretti, si valuterà se dare il seguito al progetto o passare la mano. Intanto, per il direttore di gara che ha provocato tutto questo pateracchio, al momento non è stato adottato nessun provvedimento. La palla passa alla Procura federale, che dovrà assumersi i provvedimenti in merito. Cediamo la linea al meteo per conoscere la situazione per domani. Benvenuti al meteo di Cosmos TV. Queste le previsioni per domani. Cielo poco nuvoloso. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da nord con intensità di 17 km orari.
temperatura minima di 12 gradi e massima di 24 gradi. E con il meteo finisce qui l'edizione serale di TG Cosmos. Vi ricordo i numeri 0975 2068 28 per le vostre telefonate, per le vostre email invece info@cosmostv.it. Seguite inoltre in streaming il nostro palinsesto, i nostri programmi all'indirizzo www.cosmostv.it. E ricordarvi che l'informazione ritornerà per voi domani alle ore 14 con il TG Flash. Vi lascio la buona visione dei nostri programmi. Buona serata a tutti.